Benvenuti e bentornati a un nuovo video di Vivere in Corea del Sud. Io sono Mattia e oggi mi porto nuovamente sull'isola di Jeju. Ci troviamo nella zona in cui siamo stati alcuni mesi fa. Per chi non la conoscesse, vi invito a guardare i vecchi video. E questo è l'alloggio dove siamo rimasti due notti insieme ai miei colleghi. Intanto vi faccio una specie di home tour e poi, fra pochi istanti, vi porterò insieme con me a mo' di vlog sia nelle zone circostanti sia per parlarvi di come è fatta la casa e tutto il resto. Noi siamo in uno di questi complessi. La maggior parte di queste case sono costruite ad hoc per persone che le fittano per settimane o mesi, o in base al periodo se c'è disponibilità anche solo per alcuni giorni. Come potete vedere, Jeju è alquanto paesaggio di campagna. La cosa simpatica, se c'è troppo vento, la cosa simpatica è che i coreani sono molto orgogliosi di Jeju, perché è un posto per rilassarsi, perché è un posto dove stare con la natura. E sostanzialmente è campagna aperta, cioè sembra, se non fosse per la tipologia di edifici e le insegne in coreano, sembra un po', non so, il paesino dove vengo io, no? E la cosa che fa un po' ridere è che i coreani sono molto orgogliosi di Jeju, ma allo stesso tempo generalmente sono orgogliosi della città di provenienza, della serie. Noi abbiamo il centro commerciale, abbiamo questo, abbiamo quello, tu sei campagnolo, non c'è niente, però poi quando si tratta di Jeju, ecco, è tutta un'altra storia. Mi vedete? Il nulla. Poi certo, rispetto a vivere in un buco, avere una semivilletta, magari qualcuno con la piscina, ha il suo fascino, la sua bellezza. Cioè, rispetto all'essere nella Corea veloce, edifici, cemento, traffico, sicuramente qua è tutta un'altra storia. Comunque è carino qua perché tutte le pietre intorno sono vulcaniche. Queste sorte di recinzioni mi ricorda un po' tipo il tufo nelle zone di Viterbese e anche eventualmente pietre vulcaniche nelle isole Eolie, per esempio. Comunque, tra l'altro, già rispetto all'ultima volta che siamo venuti con la pioggia in una giornata cupa, vi sto mostrando qualcosa di diverso. Qui nella giungla praticamente. Allora, io cerco di mostrarvi, purtroppo ho lasciato il gimbal a casa perché in questo momento sono a cercare un convenience store per comprare qualcosa per fare colazione. Non pensavo fosse un chilometro di distanza e non pensavo, ecco, vedete, c'è un cavallo. E non pensavo, ecco, di fare così tanta strada, quindi questo video è mezzo improvvisato. Tra l'altro, fra un po', forse se non ci sono alberi, si vede
del Ciolbon che abbiamo visto nelle ultime avventure a Jeju di qualche mese fa. Tra un po' ve lo mostro. E nel frattempo, se sopravvivo, continuo a caricare. Se vedete questo video vuol dire che sono sopravvissuto. Io in realtà sono con la mascherina, però sono nel mezzo del nulla, non c'è nessuno, penso che possa evitare. Anche perché in realtà la mascherina la uso non tanto per gli altri quanto perché potenzialmente sono io quello che la gente deve schifare, perché io vengo da Daegu. Qua fino ad ora non c'è molto, non c'è quasi nessun caso, mi sa di però. Quindi perché Jeju è molto popolare tra i coreani? Perché ovviamente si può raggiungere facilmente in aereo, soprattutto poi gli studenti o la gente che non ha troppi impegni lavorativi. E poi alla fine immaginate, no? Noi magari in Italia siamo abituati, soprattutto al sud, che quando ragazzi, quando magari abbiamo tempo, si fa una caffettina al mare, in montagna. In Corea invece è un po' più complicato fare questa cosa, quindi un po', diciamo, venire a Jeju è un po' come andare all'avventura, avventurarsi nella natura, rilassarsi in mezzo agli animali, cosa che per me, sinceramente, dal sud Italia è molto scontata, poi magari anche tra italiani non è così. Ed ecco che siamo a Jeju, sono venuto al convenience store ed è chiuso, c'è scritto che apre il pomeriggio forse, mentre nel resto della Corea penisola è 24 ore su 24. E andiamo alla ricerca di un altro pomeriggio, ovvero convenience store. Vediamo se lo trovo aperto. Ecco qui invece sulla sinistra, queste cose che vedete, se si vede bene, è dove siamo stati qualche mese fa. Il cratere vulcanico, non si vede più. Sicuramente è ancora la giornata, ve lo mostro di nuovo più vicino. Ragazzi, ce l'ho fatta. All'interno di questo hotel, dopo aver fatto tipo 2 km a piedi, c'era un 7-Eleven più vicino, quindi ho comprato lo yogurt. Ciolbon, ci abbiamo visto l'ultima volta. Ragazzi, dovete scusarmi se sono ripetitivo nel video, però siccome lo sto facendo a spezzoni, magari capite che ripeto alcune frasi per riagganciarmi alla clip precedente. Comunque sto tornando alla pensione che abbiamo preso con l'azienda. E magari poi mi attrezzo col gimbal per il resto della giornata. E adesso ritorno all'alloggio e nel prossimo video vi mostrerò un po' l'acquario, un'altra destinazione turistica di Jeju. Se vi è piaciuto il video fatemelo sapere con un commento, lasciate un mi piace, un saluto e alla prossima!